Sebastiano da Roma, io ho apprezzato molto l'intervento dell'onorevole Bonino quando ha detto che molti politici, quando si tratta di parlare di temi scomodi, preferiscono non rispondere proprio piuttosto che rispondere e lasciare quindi il campo anche a un dibattito politico. Io vorrei quindi fare una domanda su un tema su quale nessun partito ha espresso la propria opinione e che credo che oggi sia anche si inizi a sentire molto. Dica pure. Nella popolazione ha preso posizione su un partito a cui non voglio fare pubblicità. La questione è una questione economica e la questione del signoraggio monetario. Io vorrei chiedere la posizione ufficiale dei radicali, visto che non c'è, glielo dico subito. Non c'è una posizione sul signoraggio monetario e sui proventi, se sono favorevoli all'attribuzione dei proventi del signoraggio monetario alla popolazione europea, ai cittadini europei. No, scusi, guardi, probabilmente parla con la persona sbagliata, io persino ho difficoltà a capire esattamente cosa intende lei per signoraggio monetario, perché le interpretazioni sono varie, ma a me intanto interesserebbe sapere che cosa intende lei per signoraggio monetario, dopodiché le rispondo, perché come lei sa le definizioni e interpretazioni sono di vario tipo. Se lo fa sapere mi può scrivere boninoemma@yahoo.com radicali.it, mi spiega però qual è la sua definizione e io certamente le rispondo. Genova? Sì, buongiorno, signora Bonino. Buongiorno.